Boni, che è qui presente anche lei quest'oggi. Non lo sai questo? No. Lo sai. Allora, di pure Carla. Forse doveva cantarla Gino Latilla. Sì. Sì. Forse Gino Latilla. Forse Nilla, non lo so. Anche Nilla, so che c'era questa. Intanto Nilla rifiutarono. Canta tutto, quindi. Quindi non c'era problema con lei. Non c'era. Ma sbaglio, dietro di te c'è Silvana Fioresi. È un pilastro. Come stai, Silvana? Benvenuta. Guarda, è un pilastro della musica leggera italiana. Veramente un mito che è venuta. Allora, torniamo, man mano che così si scoprono andando a guardare. Allora, dicevo, nessuno voleva cantare, trovarono un cantante italiano, nuovo, una canzone che si chiamava Il Pericolo Numero Uno, che aveva messo insieme un po', aveva fatto in qualche modo, rappacificato, Latilla e Villa. Perché l'anno prima Latilla voleva cantare Corde della mia chitarra. Eccolo qua, guarda adesso qui sono insieme mentre canto Il Pericolo Numero Uno. Voleva cantare Corde della mia chitarra. Invece l'avevano data a Villa, siccome era la stessa casa discografica, sia quella di Gino Latilla che quella di Villa, era una casa discografica sola, e avevano favorito Villa. Per cui Villa si trovò con questa canzone che poi vinse il festival. Latilla, il tuo ex marito, per capirci bene, Carlina, era arrabbiatissimo. È sempre mio marito. Sempre ancora tuo marito. Non siamo liberi. Ah, beh, vabbè, allora c'è sempre speranza. No. No, non c'è speranza. No, no. E parleremo di questo. Allora dicevo, risultato è che li misero insieme per il pericolo numero uno e tutti dicevano vincerà quella, è troppo facile, è carina, eccetera. E cantarono insieme con questa, li fecero fare la giacca uguale, a quadrettoni praticamente. Adesso noi ce lo guardiamo, Il Pericolo Numero Uno. Mi spiace. Gino, questa volta è ancora Latilla che canta. È brava, Silvana. Sì, mi piace molto. E poi mi sembra di vedere Claudio, guarda, è una cosa incredibile. Sì, sì, il viso, la maniera di cantare, la maniera pure di camminare. Anche questa impressione, sì. Tu hai avuto a che fare con Claudio diverse volte? Abbiamo fatto diverse canzonissime, abbiamo fatto dei dischi insieme, e poi soltanto quando mi incontrava in Rai, no? Lui arrivava con questo motociclettone che era una cosa enorme. Silvana, ma che ti accompagno? No, io con te non ci vengo su qua, motocicletta. Cioè, ma guarda che io sono bravo, guido bene. Oh, sarai il reuccio, ma io non ho la macchina mia, guarda. Andavi con la tua macchina. Sì, senti. Ma tu però, questo destino della canzone, sì, che poi non è della canzone, per te è il destino dell'opera, per la verità. Certo, perché tu hai certo cominciato, abbiamo credo una fotografia tua, addirittura, mentre stai cantando. Ah, abbiamo, sì? Deve essere un esame, vediamo se adesso la regia ce lo manda. Ecco, guardati. Guardati. Sì, in Accademia di Santa Cecilia. Qui stavi, perché tua zia Rosetta Pampanini era già nota in tutto il mondo. Beh, tutto il mondo, anche la sua bohème è stata regalata al Papa. Ti rendi perché conto? Perché era una, quando faceva lei Tosca tu piangevi. E tu volevi diventare soprano anche tu? No, volevo, avendo le quattro ottave, sì. Allora questa zia che era cugina di papà, io la chiamavo zia, voleva che passassi dalla Carmen, poi siccome avevo le quattro ottave e potevo cantare, il maestro lo sa, sì, e il caro nome del Rigoletto col mi bemolle sopragudo. Ma e allora voleva quando? Fare la nuova Malibran. E io avevo i produttori dietro dall'Accademia che dicevano, che sì, dicevano che voce, che timbro, che impostazione, eccetera. Poi dicevano questa voce, questa faccia, questo corpo il cinema la ruberà. E così. Suonavo come tocca Chopin, Beethoven, Liszt, Bach, che poi Bach mi è rimasto proprio qua, cioè, una cosa da morire. Però che cos'era? Dicevano, però questa faccia, questo fisico, il cinema la ruberà. E siccome era finita The Anna Durbin in America, sì, erano prima che cantavano, ballavano, cioè, io ballavo, cantavo, recitavo, io ho fatto il mio primo film, che è uno sbaglio quello che dicono, il mio primo film, L'Apocalisse, ma neanche per sogno, io ho cominciato protagonista assoluta con il mio primo film che era Il Segreto di Don Giovanni con la 20th Century Fox in Italy. Hai detto niente, la Fox, con la Fox. È il mio studio preferito. Io pure, per la Fox. E sempre per la Fox, era, capito? La mia, con lui, con la Fox, ho fatto i primi miei tre film, sì, poi altri. Bene, allora salutiamo Giulia De Santis alla Fox piuttosto, sì, che stanno, sì, con, sì, e che stanno, sì, il direttore, sì, e Giulia, sì, Martinez. Sì. Senti, adesso dicevo una cosa io. Allora, il cinema poi ti ha rapito, insomma, sei arrivata a questa cosa. Sì. Però tu, nel cinema, sì,
hai sempre lottato da sola. Da sola sempre. E purtroppo deve essere tanto comodo quando hai un marito che ti prepara tutto, quando hai un compagno che ti prepara tutto, che tu te alzi devi solo pensare a essere bella, a pettinarti, a stare bene, capito? Perché tutto è preparato dalla pubblicità, deve essere di un comodo da morire. Io ho lottato, però ho vinto, perché non devo dire grazie a nessuno. Certo, è vero, è vero. Quindi è questa cosa, però, ecco, per esempio, sì. I tuoi amori, no? Sì. Tu sei sempre stata, in qualche modo, c'è stato un grande mistero sulla tua vita, sempre. Sempre deve esserci. È più interessante. Sì, sì. Non hai avuto questa, una passione ufficiale grande? Grandissima, che si... purtroppo l'ho perso. A un mese dal matrimonio, una volta mi pare di avertelo già detto. Sì, l'avevi accennato. E non mi voglio ripetere, ma il grande amore vero, poi sono state altre cose, ma meno grandi. Soltanto che io, se uscivo con una persona che mi interessava, sì. Non andavo al locale dove tutti mi vedevano. Non andavo, sai come si usa adesso, Piazza Navona, tutti i pettegolezzi rosa, i pettegolezzi rosa frizzanti. Ma me ne frego. Vado dove nessuno mi vede e mi godo la compagnia della persona che tengo. Che meraviglia! Sì. Quindi hai svicolato sempre, per quello che non si arrivava. No. Non si arrivava mai a capire, no, chi fosse. No. Però in fondo tu al matrimonio non tenevi, no? Perché avevi, no, già una, no, famiglia... Tenevo. Sì? Sì, quando l'ho perso con questo corredo meraviglioso, tutto preparato come si usa nelle case bene per una jeune fille bene, sì. Tutto ricamato a Firenze. Adesso, siccome è vero, non ho più né 20 né 30 né 40, però 18 e mezzo. Allora, comincio a tirare giù dei pezzi... sì, me li godo. E te li godi come cosa? Godo. Però in fondo hai sentito una mancanza, tu dici, un po' del matrimonio, sì. Sì, sì. È stupido dire no, se vale la pena, certo, ma se non vale la pena, lontano. Senti, ma tra i tuoi ammiratori, io questo lo so, per certo, anche perché l'hai fatto nel tuo libro bellissimo, Scandalosamente per bene. Scandalosamente per bene, perché oggi essere per bene... è uno scandalo, capito? Oggi essere per bene è uno scandalo. Essere onesta sei anormale, certo. Hai capito? Ecco. Quindi ecco il titolo, perché avevo solo capito bene il titolo. E infatti Gervaso, che mi ha fatto la prefazione del libro, e non è facile a fare le prefazioni, no, Gervaso, no. Ecco. Allora dice, vedrai Silvana che qualcuno dirà, ma cambia il titolo. Non lo cambiare mai, perché l'hai trovato in una maniera da favola. Scandalosamente per bene. Scandalosamente per bene. Ecco, però dicevo, no, ho preso degli appunti delle, sì, cose che stavo guardando. Dicevo che uno tra, hai scritto nel libro, degli ammiratori, sì, che hai avuto è William Holden. Credo, sì, che abbiamo addirittura, che una fotografia. Sì. Ecco, quando tu l'hai visto, eccolo qua, eccolo, guarda, qua. William Holden, guarda, con te. Guarda, con che sorriso. Ma mi faceva la corte. E tu hai detto... Mi sono pentita di William Holden. Perché ti sei pentita? È perché non ho accettato la sua corte. Ma no, davvero, ma perché l'hai accettata? Sì, è perché non si può fare con tutti. Non si può. E quindi non si può. Ma scusa, in quel momento, sì, William Holden, Bing Crosby, Gary Cooper, come si chiama, che poi gli ho messo, gli ho dato pure uno schiaffo, Orson Welles. Orson Welles ha dato uno schiaffo? Eh sì. Perché? È perché... Ah, te racconto sta storia? Sì, no. Guarda, tutti andavano con Orson Welles. Orson Welles, regista, bravo. Poi non era così grosso, così, era un bell'uomo, bell'uomo, sì. Allora c'era, e questo non faccio il nome, che poi ho saputo, di quelli che fanno i ruffiani. Sai, a Roma si dice i ruffiani, a Milano non lo sì, so. Sì, uguale, uguale. Sì, eh? Sì, sì. Allora mi diceva, Silvana, sai, così, il sabato c'è la serata per te. E la serata per me come? Perché Orson Welles dà un pranzo per te. Saremo una decina di persone e a un certo momento ti prego, sai, come sei sempre elegante, bella. E dico, beh, certo, è abitudine mia, non è che è bella, non lo so. Però eia, elegante, dai, dai. Elegante, vabbè.
Allora, a un certo momento si va a questa cena e mi ricordo Tor Fiorenza, che era il locale più in a Roma, dove si facevano dei pranzi da favola. Allora, dopo, alla fine del pranzo, una coppia si alza e va via. Ciao, dobbiamo andare, sai, il bambino. Dopo si alzano altre due persone e se ne vanno. Io in ultimo resto sola con Orson Welles. Sì. Allora Orson Welles fa: ah, non ti preoccupare, Selvanetta, perché io ti accompagno a casa. Sì. E ho detto va bene, grazie. Salgo in macchina e durante sto tragitto guarda, una cosa, Dio l'abbia in pace, e il bacio qui e me prendeva per forza e la mano qua e no, non dove? Si può. Allora io prendevo la mano e gliela levavo, riprendevo la mano e gliela rilevavo, poi alla fine mi prende, ma come, io sono Orson Welles e io Silvana Pampanini, mi si butta addosso uno schiaffo, sai, dritto e rovescio, a tennis, allora si è tutto così e quando sono arrivata non è sceso per salutarmi, però è sceso l'autista, ha detto complimenti signoria, prima donna che vedo che lo mena e non c'è sta. È un premio Oscar, il genio, sì, hai capito, non si può. Orson Welles, bravo, chapeau, tutto quello che vuoi, però se può fare così allora diventi proprio no, la pompatura è già differente. No, no, ma... Hai capito? Più alto. È o no uno strepito di veramente di simpatia? Allora, adesso grazie. Capite perché l'ha amata tutto il mondo. Senti, guarda se conosci questa cosa. Oddio, noi cannibali. Ecco, guarda, Vincenzo Musolino, tu. E Madonna. Poi c'era anche Folco Lulli in questo film, Folco no? Folco Lulli. Questo è della mia collezione, lo sai? Bello. Bello. Ma... bello, grande, eh? Senti, allora, con Leon Viola hai lavorato in questo film. Era poi per te una parte molto importante questa. Molto drammatica, perché io ho sempre fatto drammaticissimo, neorealismo, comico, commedia musicale, commedia. E questo Leon Viola era di un bravo incredibile. Non ha avuto gli onori che avrebbe meritato. E questo film è stato anche, c'è stato anche una nomination, però non se ne parla, vero? Perché di quelle che non fanno parte di una certa categoria, non se ne parla. Ecco, capito? Non se ne parla. Ho avuto due nomination, una per La strada lunga un anno. Sì, che era bellissima anche quella. Girotti. Scusatemi, ogni tanto tocco il microfono, credo di toccare un gioiello, infatti è un gioiello. Beh, e allora a un certo momento è stato un film meraviglioso e molto forte. Senti, adesso ci guardiamo una scena perché noi abbiamo non recuperato. Non dire che l'hai trovato. Sì, anzi, dobbiamo ringraziare, fatemi chi? Poi la persona che ce l'ha dato. Hai la copia, io non la trovo la copia del. Te l'abbiamo fatta e te la regaleremo a oddio, fine oddio lo bacio, Justin, perdonami. Grazie. Allora, era un film molto drammatico molto perché parlava forte. Del sottoproletariato, eccetera, di questa forte. Cosa del dopoguerra. E lei era una ragazza che aveva avuto insomma, varie esperienze negative. Sì. Tornava al paese con una compagnia di varietà, incontrava finalmente l'uomo della sua vita, che era Vincenzo Musolino, di cui si innamorava, e poi interveniva invece quello che l'aveva sempre un po' l'Orson Welles. Hai visto quando mi metto il rimmel? Sì. L'avevo visto fare dalle ballerine, che c'era il rimmel così, che sputavo come fanno loro, sì. E con lo spazzolino e poi... Ti davi, eri mi bravissimo, rimmel. Veramente bravo, un'interpretazione straordinaria. Vi ripeto, tecnicamente non c'è, beh, è un film che non c'è più, quindi questo è veramente una cosa eccezionale per collezionisti. Ci guardiamo la scena di quando sì. muori. Ecco ah, qua, di quando attenzione, muoio. Sì. Non aver paura, Pampo. Ma che cosa fa qui? E com'è entrato? È la via del cuore, piccola. Vieni qui. Vieni qui o mi metto a urlare. Brava, così tuo marito saprà subito tutto. Povero putto. Per questo ho messo a lavorare di notte. Ma cosa credi di ottenere? Sta tranquilla, non mi ha visto nessuno entrare qui dentro.
Dammi un bacio, bambo. Dammi un bacio. Hai capito che non penso che altri giorni e notte? Chiedimi tutto quello che vuoi, ma dammi un bacio. Dammi un bacio. No. No. Lasciami. Beh, finiamo con questa storia. Io sono meglio di molti altri. Di molti altri morti di fame che godono i tuoi favori. Ci siamo capiti, eh? Su, via, non fare la stupida. Vieni qua. Lasciami, brutta schifosa. Vattene. Non farmi impazzire, bambo. Lo sai che è tanto tempo che ti sto dietro. Non voglio. Chiedimi tutto quello che vuoi. Vuoi del denaro? Te ne do finché ne vuoi. E lasciami. Ma non mandarmi via. Non voglio rifacciarti niente, però. Se voi due avete campato tranquilli in questi mesi, lo dovete a me. E tu lo sai che l'ho fatto solo per te. Perché il pensiero che tu potessi patire mi faceva impazzire. Ma questo è niente. Se ti decidi a dire una parola. Una parola sola. Vattene! Vattene, non chiamo gente! Aldo! Vai a vedere a casa tua cosa succede. Che succede? Beh? Che c'è? Parla! Che succede? Virginia! È stato un bellissimo film questo, eh? E poi faticoso, perché con Musolino dovevamo tirare, era una Civita Vecchia proprio, sai, dai bombardamenti, dalle cose, eccetera. Dovevamo tirare su una specie di gozzo, barcone, sì. Barcone. Allora ci tuffavamo coi bidoni vuoti, naturalmente, e andavamo sotto a legarli per farli venire sulla barca. E c'è una scena che è stata fatta con un dolly, perché io ho fatto pure la regia, e non di questo, ma di un'altra cosa. Ma no, davvero? Sì, te lo porterò. Sarebbe su bellissimo. Su Giuseppe Verdi, scritto da me, diretto da me e finanziato da me. Ecco, quest'ultima parte era... Sì. Silvana. Ci ho vinto un premio, dimmi. Ma con Folco Lulli, per sì, esempio. Ho fatto tanti film. Sì, ma anche, sei stata anche vista molto in giro per parecchio tempo. No, era lui che era innamorato pazzo, ma io che ci posso fare? Ma non puoi mica andare con tutti, te l'ho già detto prima. Ho capito, anche Folco Lulli era. Simpatico, bravo, tutto. Ha fatto un film con me, anche in Egitto, Lo Sparviero del Nilo. Lui e Gasma, non ti dico quello che ho passato, io tra questi due. Dobbiamo sapere tutto, assolutamente. Torneremo la settimana. Tra un po'. Bellissima, complimenti. Adesso andiamo da Carla Boni, eccola qua. Va. Come no? Allora, visto che non c'è Gino. No, lasciamo perdere. No, sto scherzando, sì, ovviamente. Ti vuoi corteggiare anche tu? Certo. Perché dire... Claudio Villa lo faceva. Ma va davvero? Dice, ah Carla... C'è la figlia in piedi. Ah Carla Bo, e ci riuscirò poi, eh? Ah, ti diceva, ci riuscirò? Ci riuscirò, sì, sì. Senti una cosa, Carla, ma è vero che tu, tra i tuoi ammiratori, una persona che ti ha chiesto l'autografo, anche se non era ancora poi probabilmente papa, però poi lo sarebbe diventato. Sì, sì, sì. Ci fu... Sì. Come no, ad Assisi. Chi è stato? Sì, Padre Giovanni. Padre Giovanni. Sì, che allora era, come si dice, non a Venezia vescovo. Stava... No, eravamo ad Assisi. Uh-huh. Lui era patriarca, cos'era? Sì. Beh, non mi intendo di quelle cose lì. Comunque è venuto era vicino. A Venezia? No, era sì. Ad Assisi. Sì. No, lui, no, ma lui si veniva lui, a Venezia. Sì, sì, è venuto vicino, fa... Signorina, mi potrebbe fare un autografo? Io ero tutta vestita di bianco come Silvana oggi, ho detto volentieri, ma non ero ancora papa, hai capito? Non tremavo come quando la tua redazione mi telefona un giorno prima, Carla Boni,
Paolo Limiti la vuole, io già tremo, dicono. Ma perché? Ma se ci amiamo! Ma come tremi? Mi fai venire tutti i capelli bianchi. Dice, deve cantare Viale d'autunno e Acque amare. Dico, ma porca miseria. Ma stai partendo per Malta? Dove eri? A Malta? Sono andata ad Atene. Ad Atene? Sì, perché lì sai che cosa faccio? La comica. Cioè? No, spiega, sì, questa è una cosa carina. Ormai mi hanno preso a cantare le canzoni classiche americane di Rogers, sì. Gershwin, le più belle, Stormy Weather, Polvere di Stella. Quelle con cui hai cominciato? Polvere di Stella è stata, sì, la sigla della bravo, tua vita. Bravo, sì. Solo che alla fine del primo refrain, per esempio Stormy Weather, facevano le ballerine con tutti gli ombrellini e facevano venire l'acqua per la pioggia, sì. Solo che l'acqua veniva addosso a me e io ho finito il canto Stormy Weather tutta bagnata, alla fine ho fatto tutta la gente si è messa a ridere, invece era proprio vero che è arrivata questa cosa. La prossima farò il tip tap, la claquette, che tu vogliamo fare un duetto io e te? Anche io sto sempre a posto. Sì, eh? Ci provo a cantare. Posso fare tutto. Senti, tu conosci, Carla, la chiave americana? La chiave americana la conosci col tip tap? Sì. Com'è? Sei sicura? Sì. Ma cosa stai dicendo, Carla? Continua con noi invece. Sì, sì, dimmi. Dunque, adesso no, mi hai fatto venire in mente. Scusami. No, ma mi hai fatto venire in mente, no, parlando della pioggia che veniva giù, che sei, sì, bagnata, sì, che un giorno ti ha colpito un fulmine proprio, vero? No, no, addirittura, beh, allo spettacolo, quello, sì, che ho preso una scossa elettrica. A Sanremo? No, era a Savona. Savona avevo il microfono in mano, non c'era la terra. È venuto, che cosa è venuto non lo so, c'era il temporale, sempre il temporale, Stormy Weather. Allora ho cominciato a tremare, mi hanno alzato su, non so, gli angeli, non so che cosa. E va bene, ho un'ischemia cardiaca da quella serata, che vuoi fare? Cose, capito, che capitano, bambino caro. A Marco Morandi. Sì. Senti, Carla. A me ne capitano di tutti i colori. Posso dirti? Sì, certo. Perché mi vedi con gli occhiali, sono ancora con gli occhi un po' infiammati perché ho le pupille un po' bruciacchiate dall'ultimo film che ho fatto. Questa film per la televisione che hai fatto? Sì, è il Conte di Melissa. Sì. Sì. Ma perché bruciacchiate, scusami? Perché dovevo piangere, in quel momento non mi veniva una lacrima neanche pagarla. Allora mi hanno spruzzato della roba, mentolo, che so io, un gran bruciore, ho sentito. E dopo ho detto, hai pianto, le lacrime, ma sei cieca? No, non ho pianto. Poi sono andata in camerino e ho detto, sentite ragazzi, mi avete messo non so che cosa, c'ho il lanciafiamme dentro, mi hanno messo il colirio, ha fatto contrasto, si vede che sono molto delicata, vabbè, non ci ho visto più, per 5 giorni sono stata cieca. Ma tu pensa, una cosa incredibile. Sì, bruciato le pupille proprio. E sì. Adesso? Adesso sto un pochino meglio, vedi? Quindi sei pronto? Senti, io volevo ascoltare una delle tue canzoni più belle, praticamente. Till. È stata una d'altra delle gare. È vero o no? Ce la vogliamo ascoltare. Da Carla. Parole. Sono tue le parole. Grazie. Ce la ascoltiamo subito. Carla Boni in Till. Bellissima, brava davvero Carla, ma tanto la sentiremo perché proprio adesso facendo la galoppata di Sanremo, Carla ne ha fatti talmente tanti che deve arrivare a cantare delle canzoni anche di Sanremo, sì. L'abbiamo acchiappata al volo davvero di ritorno da tutti i suoi viaggi un po' per l'Europa. Senti Carla, sì, una curiosità era questa mia, una volta qualcuno mi ha detto che quando tu ti sei presentata per cantare la prima volta, no, a fare l'esame, mi pare da Petralia. Sì, mi ha bocciato. Ti ha bocciato? Sì, sì. Dice, questa deve andare a casa e purgarsi. Addirittura. Sì, si deve purgare da capo a piedi. E ho detto, vabbè, ma perché? Perché canta troppo all'americana. Ah, questo era l'accusa. Petralia, vabbè. Soltanto che c'era Barzizza lì. Sì. Che ascoltava, sì. E quando io mi sono presentata poi da Barzizza, perché non volevo tornare col mio valigino di cartone a casa con l'insuccesso, hai capito? Ho bussato alla sua porta e Barzizza mi ha ricevuto, ha fatto un altro provino e mi ha detto, stai pronta che verrai da me. E ma così è stato. Che meraviglia, è stato bellissimo. Che questo. Brava persona che era. Barzizza, veramente. Hai detto Barzizza. Niente. Hai detto niente. Caro bambino.
Poi ti volevo dimmi. Continuare a abbracciarti il Marcolino dicendo: beh, caro bambino, ma sei un po' troppo. No, non è questo. È il figlio di Gianni Morandi, ma lo sai, lo so. Appunto. Lo sto incoraggiando. Senti, voglio dire, come ti ha trovato Angelini? Come è capitato che tu poi da Barzizza passassi su Angelini? Angelini mi ha trovato perché c'era Carlo Savina, sì, che doveva rifare, non l'orchestra, ma i cantanti. C'era Julio, sì, De Palma che se ne andava. Allora un violinista ha detto: guarda, ascolta quella cantante che sta con Barzizza, perché è adatta a te. Lui fa: la voglio sentire in separata sede. Dice: ma come, non ti basta che canta tutti i giorni? No. Mi ha sentita e mi ha bocciata, solo che lui era in compagnia di Angelini. Sì. E Angelini ha fatto come Barzizza: presto verrai da me. E così ti ha portato. È bellissimo, ti ha portato. Ti ha portato. E poi tu sei arrivata a rimpiazzare chi la Pizzi, praticamente, quando sei arrivata tu. Sì. Nilla è stata... Ma tu hai letto il mio libro, allora? Sì, no, conosco bene la cosa. Ah, ecco. Dopo io dovevo fare un contratto a Trieste con Cergoli, e mi è arrivata questa telefonata, non di Paolo Limiti, ma della sede RAI di Torino, e mi ha detto: c'è Angelini che la vorrebbe qui. Allora dice Cergoli: Carla, dovresti firmare il contratto, ma non lo firmare, perché se ti chiama Angelini è meglio che tu vada da lui. È stato gentile. Certo, è stato gentilissimo. Allora, all'epoca io ho cantato Jezebel con Cergoli. Sì. Sono andata a Torino e lui aveva il cagnolino sotto braccio e mi ha detto: lei dovrebbe imparare 58 canzoni, qua sono qui, in 7 giorni si prepari. Certo, e io ho detto al maestro Pavesi, dico: ma chi è quello lì? Dice il maestro Angelini: ma così scorbutico. Dice: datti da fare. Detto: va bene. Dopo 3 giorni l'ho chiamato: maestro, sono pronta. Non è possibile. Beh, andiamo, proviamo il numero 34, perché ormai andavamo a numeri con le canzoni. Sì. Abbiamo provato, ha visto che io sono entrata senza attacchi, senza niente. Fa: alle 11, che ore sono adesso? Le 10:15? Alle 11 lei si prepari che canta oggi in trasmissione. Ah, dico: sì, che numero? Una nuova. Che meraviglia! Grazie Carla Boni, è bellissimo. Ripercorreremo molte cose con te, perché anche tu hai tantissimo da raccontare delle più belle canzoni che noi conosciamo. È una delle più belle. Lo so, c'è poco tempo, ma la faccio solo l'annuncio. La talentosa...